ciao, come sta? Bene, voi? Alberto, che fai? Come si comporta? No, si comporta bene. Io credo che la moglie ha fatto tanto, ma proprio tanto. Eppure io, ci sono stata appresso. Quando Alberto andava via da casa, io gli andavo appresso per vedere se andava in un bar. Quante volte sono entrata in quel bar dove andava lui e l'ho buttato fuori. Esce subito fuori una pazza, proprio una pazza, e vicino al barista dice sempre: voi non dovete dare niente a mio figlio, perché mio figlio non sta bene. Che ci diceva? Che era alcolizzato. Diceva che non stava bene pure stomaco, perché non è che mi vergognavo, però mi mortificavo. Io ero arrivata proprio a un punto che non ce la facevo più, e un giorno ho deciso che o lui se ne doveva andare di casa o io. Infatti lo buttai per le scale e lui se ne andò. La mamma si preoccupava, io anzi dicevo: vabbè, meglio che me lo so tolto di mezzo, perché adesso basta, basta, perché mi ha fatto troppo soffrire. Io piangevo sempre, tutte le sere, cioè le mie lacrime ormai erano troppe. Ti ricordi quando è tornato gonfio Alberto e si è messo a piangere? Stavamo tutti e due in cucina. E io stavo vicino alla tavola, Sonia che rassettava un bocco. Abbiamo visto Alberto che ha aperto la porta, era gonfio, tutto sporco. Come l'ho visto, già ci immaginavo. Come ha visto a me che io stavo vicino alla tavola, come sto adesso, che si è messo a piangere. Dice: mamma, adesso mi devi aiutare. Tu vuoi aiutare mamma, però pure tua mamma è fottuta, non solo mamma, è tua moglie, pure tu. Ci ha aiutato, mi ha aiutato, ma adesso mi dovete aiutare. E io, come ti ho detto, piangendo: se vuoi bene Alberto, vuoi bene, hai fatto un giuramento davanti a Dio e lo devi aiutare. Non l'hai lasciato mai da solo Alberto. Perché ci credevo che ogni giorno poteva cambiare. Hai fatto bene, perché ero padre dei tuoi bambini, e quindi Alberto si doveva comportare bene. Hai fatto bene, cioè sei una grande donna. Grazie. Io parlo con tutti i miei familiari, che tu sei stata una donna meravigliosa. Io ti ho ammirato molto, sei stata una donna troppo forte. Questa sofferenza mi ha fatto crescere e io sono orgogliosa di me. Questo è tutto. Adesso sono voi felice. Non mi sembra vero. Infatti sono contenta pure delle parole che mi ha detto mia suocera, che sono stata una grande donna, vero? Però...